Buongiorno a tutti, io sono sempre Vito Trasdantato e benvenuti al primo appuntamento con Vi Consiglio, una rubrica che nasce per consigliarvi qualche titolo di film per passare una serata in tranquillità. È un momento che in moltissimi su Facebook ogni tanto mi chiedete: Victor, mi consigli un film al volo? So che potrei consigliarvi due o tre film alla fine di ogni recensione, ma non tutti hanno voglia di sorbirsi 40 minuti di video e di trovare la parte in cui appunto consiglio vari titoli. Per cui ho pensato di tenere una rubrica a cadenza settimanale che potrà fungere da vero e proprio archivio da consultare quando sarete annoiati e volete guardare un film e non sapete che pesci pigliare. Spero che possa risultarvi utile, quindi iniziamo. Per il genere commedia vi consiglio Indovina perché ti odio. Commedia non di alto livello, con Adam Sandler nei panni di una celebrità fallita che per racimolare qualche soldo invaderà la vita del figlio che lo aveva ripudiato anni prima, con conseguenze ovviamente disastrose. Un filmetto ricco di cliché, non certamente un capolavoro, ma utile per passare un paio d'ore in allegria senza stare a pensare troppo. Per il genere thriller vi consiglio Schegge di paura. Nonostante questo film sia veramente famoso, ho incontrato tantissime persone che ancora non l'hanno visto. Ed è un peccato perché questa pellicola con un brillante Richard Gere e un giovanissimo Edward Norton va assolutamente recuperata. Intrattiene per un paio d'ore con un ritmo a cardiopalma, colpi di scena da stracciare le mutande e interpretazioni magistrali. Un film adatto per una serata all'insegna dello scervellamento per capire che cosa cazzo sta succedendo. Ma fidatevi che ne vale la pena. Per il genere horror vi consiglio Dead Snow. Questo splatter norvegese ibridato con la commedia horror vi porterà in una landa innevata invasa da zombie nazisti incazzati neri. Detto così può sembrare una cazzata, ma fidatevi che la visione vale assolutamente. Vi divertirete, vi disgusterete, ma soprattutto troverete citazioni geniali e godrete di una regia non banale e completamente diversa dal solito. Ed è anche normale trattandosi di un film europeo. Questa breve rubrica finisce qui. Se avete qualche titolo che vorreste che io consigliassi nei prossimi episodi, potete scrivermi in un commento qui sotto. Vi ringrazio per l'ascolto, preparate i popcorn e buona visione!